Oggi è il 19 di luglio del 2019, siamo a Linz e stiamo aspettando l'autobus. E siamo arrivati a Pregraten, un po' oltre in realtà, a dire la verità, e adesso andiamo alle cascate Umball. Guarda l'uccellino, ma non si vedrà mai perché è piccino piccino. E qui ci dovrebbe già essere la prima cache. Ok. Allora, ci sono venuti il 17 di luglio, il 15, l'11, il 10, praticamente tutti i giorni. Ok. Arrasta quei cavalli. L'acqua nei lavandini dei bagni probabilmente viene direttamente dal ghiacciaio là sopra, perché ha una temperatura di 2 gradi. Qui abbiamo un po' di pannelli informativi. C'è scritta anche della roba in italiano. Dai, sta cache però è bellissima. Che cos'è questo animale? È un coso là che fa finta di essere morto, come si chiama? C'è anche un po' la faccia da scemo. No, forse no, non è che me ne intendo così tanto, però. Nelle chiappette ci hai infilato. Siamo attaccati dagli insetti perché ci siamo andati la crema solare. Più. Prendi una matita, non ce l'hai? Sì, ce l'ho. No, ma finire tutto il mondo. Questa è una cercatrice di cash professionista, Lanciando la matita. Sì, vabbè. Guarda che bel coso che c'è qui dentro. È pesante, senti. Oh, bello, cos'è di vetro? Boh, c'è anche un puffo. Puffo, cos'è? Architetto? Non so, geometra? Ha le bretelle? Sì, ma c'è anche la squadra e la matita sul vetro. Qui c'è un primo pannello informativo, ma non ve lo faccio vedere perché ci sono le risposte per una Earth Cache. E quindi, se no, troppi spoiler.
altro pannello informativo. Oh, ma qui arriva dell'acqua! È anche freddo! Abbastanza! Vorrei dire che oggi Tatina si è dimenticata Knusperone. Allora, uno non si chiama Knusperone, Knusperone sono i fiocchi d'avena, quello certo. Si chiama Knuspi. Perché lei non capisce la differenza tra i biscottini da viaggio e quelli da dessert. Sono non, e poi non è che l'ho dimenticato, non l'ho preso apposta. Quindi sono triste. Ancora questo Knuspi! Oh, c'è la matita! Dunque, per salire abbiamo fatto il sentiero che costeggia la cascata. Adesso per scendere invece stiamo facendo il sentiero in mezzo al bosco e alla ricerca delle cache, che ce ne sono alcune. Una l'abbiamo trovata, quella di un attimo fa. C'è una mosca addosso, una lì, una sul cappello. Siccome che siamo a Kissing Point.
alberi che crescono in luoghi improbabili. Qui ai piedi delle cascate c'è questo rifugio, ristorante, e questo è il menù. In realtà avevamo una mezza voglia di prendere un po' di roba, però avevamo fatto i panini e erano già parecchio, e quindi... Stanno spostando delle scatole dal camioncino all'elicottero e viceversa. Non si sa. Manufatti alieni? Sicuro. Questi sono i nuovi Men in Black. E infatti non sono in black. Guardate le piante come dondolano. Che fico. Che al Clara Utze sono rimasti senza birra. Sta agganciando qualcosa. Dei fusti! Cioè, ma sono veramente fusti di birra! Ma mi stai prendendo in giro! No, ma davvero! Ma dai! Emergenza birra! Quando rimangono senza birra chiamano l'elicottero a portare il pezzo di birra. Quella sì che è un'emergenza. Ma spiegamela. Dai, non può essere per la birra, sul serio. Ah, quelli erano dei fusti. Sì, ma non può essere che usano un elicottero per trasportare la birra, davvero. Ma io li avevo notati prima dai mezzo al campo, però, eh. Usare un elicottero per portare via. Di Homer. Ha ha ha!
credo di aver mangiato della sabbia. Almeno spero che fosse sabbia. Dai, ma tira un vento che è tremendo. Su questo ponte dovrebbe esserci una cache magnetica, ma è di legno. Come dov'è magnetico? Non lo so. E per la serie continuiamo a farci del male questa sera. Questo l'aspetto è curioso, c'è quella polverina gialla in mezzo. L'acqua sta bollendo, è il momento. Va bene, aspettiamo 7 minuti. Comunque odora anche questo di dado. Buono. Good. Sul buono avrei qualcosa da dire. So good. Non lo so, non l'ho ancora assaggiato. Non che, vabbè. Guarda, guarda. Sì, non è un errore della telecamera. Quello è proprio bianco. So che dovrebbe essere giallo essendo una carbonara, ma dovrebbe esserci anche della pancetta o insomma qualcosa. Beh, c'è qualcosina di rosino lì. Adesso dobbiamo solo vedere se è più o meno buona di quella che avevamo fatto l'altro giorno. Non lo so, secondo me se la giocano. Ok, assaggio. Perché odora di cacca? Perché sono tutte di dado queste cose? Quindi, passata? Ma è come quella della confezione. Beh, sì, lì c'è dai. Molto più prosciutto. O sì, qualunque cosa sia. Quella suggerita, quella, quindi dovresti aggiungerglielo tu. Dovrebbe già essere pronto così. Vabbè, quindi. Ma non sa di carbonara. Sì, però com'è? Voto? È meglio la pasta in bianco. Io credo che a me piacerà. Così, però dopo. Dopo ti piace. Ma tu non hai le papille gustative, evidentemente. Però sa un pochino più di uovo di quello dell'altro giorno. Certo, qui ce n'è il 2%. La pasta è un po' cruda. Come cruda? L'ho anche lasciato un minuto in più per cercare di farlo addensare un po' di più, visto che rimaneva liquido in modo imbarazzante. Allora c'è qualcosa di crudo, non so cosa. Di duro. Vabbè, comunque non è malaccio. Thank you.